Benvenuto nel nostro nuovo video di Mentalità Vincente. In questo video affronteremo temi come l'amore per se stessi, il perdono, il cambiamento di prospettiva e molto altro. Scoprirai come trasformare la tua vita e raggiungere risultati straordinari. Siamo entusiasti di condividere queste preziose informazioni con te, quindi scaldiamo i motori e partiamo. Sei la persona che hai sempre cercato, quindi smetti di cercare di più. A meno che non ti guardi allo specchio, perché è giunto il momento di vedere chiaramente che tu sei proprio la persona che hai cercato. E quella sensazione di vuoto che provi, quel vuoto nel petto, lo provi solo perché pensi di non avere tutto ciò di cui hai bisogno o di non essere fortunato. Vedi, viviamo in una società consumistica, il che significa che hanno bisogno che tu compri cose e il modo più facile per venderle è dirti che non sei abbastanza. Compra questa macchina e avrai tante ragazze. Compra questo reggiseno e avrai una fila di ragazzi. E vediamo così tanto questa propaganda che iniziamo a crederci. Ma in realtà la verità è che il messaggio che ti vendono per farti sentire più attraente è lo stesso messaggio che ti spingono a credere per smettere di sentirti male, ovvero che non sei abbastanza. E cosa dire dei film che guardiamo? Di tutti gli spettacoli in TV? Più li guardo e più mi rendo conto che ho bisogno di te per sentirmi completo. E sì, l'amore è la risposta, l'amore è la chiave. Ma se non riesci ad amare te stesso, come potrai mai amarmi? E cosa significa amare se stessi? Massaggi e selfie e cose del genere? Più ci penso, più mi sembra strano. Mi è sempre stato insegnato che amare se stessi fosse qualcosa da temere. Dovrei amare me stesso, ma come faccio? Beh, ho un trucco che ho imparato da un'amica che ha notato che ero sempre pronto a difenderla quando diceva qualcosa di negativo su di sé. Diceva, oh, sono così stupido. E io rispondevo, no, sei così brillante. Diceva, sono così debole. E io dicevo, sei così resiliente. E quando diceva, mi sento brutta, le dicevo, sei bellissima. Mi ha chiesto perché fossi così gentile nel sostenerla costantemente, mentre trattavo me stesso in modo così poco curato. Quando mi guardavo allo specchio, la mia voce era chiara. Sei brutto, sei troppo magro, stai perdendo i capelli, hai un brufolo sul mento. Ed è stato allora che mi ha dato un consiglio che ha cambiato la mia vita. Mi ha abbracciato e mi ha detto di trattarmi come se fossi qualcuno che amavo. Ero in piedi, ma dovevo sedermi, perché non potevo credere di aver permesso a me stesso di continuare a dimenticare che ero la persona che stavo cercando. E nel profondo sapevo che era il momento di smettere di cercare qualcosa in più, finché non avessi potuto guardare attraverso tutte le mie paure e guardarmi allo specchio e vedere chiaramente che l'uomo che mi guardava era l'unico che poteva rendermi felice. E non sono più speciale o migliore di te. È proprio per questo che sono qui a parlare con te. Tu sei già abbastanza. E quando inizierai a capirlo, inizierai a esserlo. Il tuo mondo diventerà più luminoso, il tuo carico si alleggerirà e capirai che nella vita puoi essere un amante, non un combattente. E tu meriti questa vita perché vali e non ha senso continuare a dimenticarlo, perché non importa cosa dici o fai, sei perfetto. Quindi oggi spero di condividere con te un cambiamento di direzione e di prospettiva lontano dai difetti che vedi nel tuo riflesso. Per me non sono difetti, sono semplicemente una protezione contro tutti i dubbi che hai sulla tua perfezione. Quindi inizia oggi a guardarti attentamente allo specchio e di: sono la persona che ho cercato. Quanto mi amo? Perché se comprendi il valore dell'amore per te stesso, non sarai mai amico di quel tipo di persone. La maggior parte delle persone là fuori è confusa, non hanno consapevolezza, non hanno amore per se stesse. Quando parlo di amore per se stessi, non ha nulla a che fare con celebrità, denaro, cose materiali e tutte le cose superficiali che la tua mente negativa potrebbe suggerirti. Non ha nulla a che fare con l'aspetto esteriore, con le auto e con altre cose superficiali che si potrebbe pensare possano farti amare te stesso ancora di più. Si tratta di conoscere il tuo valore. Si tratta di dire: non devo stare in giro con queste persone, in questo tipo di ambienti e situazioni, per finalmente vedere il valore in me stesso. Credo in me stesso, so quanto valgo, sono qui e ho uno scopo.
Non c'è valore nell'avere saggezza, conoscenza, intuizione, spiritualità e amare se stessi ogni giorno. Sono in continua evoluzione. Una persona che non può perdonare nulla è una persona distrutta psicologicamente ed emotivamente. Perdona i tuoi genitori. Perdona qualsiasi relazione che hai avuto che non ha funzionato. Perdona tutti gli altri nella tua vita che ti hanno ferito in qualche modo. Perdona te stesso. Penso che molti di noi pensino che perdonare significhi accettare ciò che ci è successo. Perdonare significa rinunciare alla speranza di tenere duro e continuare a combattere, sperando e desiderando che potesse essere diverso. Rinunciare alla speranza che il passato potesse essere diverso. E quando ho capito questo, penso che mi abbia portato a essere una persona migliore, perché non tengo rancore per nulla o per nessuna situazione, e neanche tu dovresti farlo. Stai cercando di essere una persona migliore? Di cambiare la tua vita? Scrivi una descrizione della persona che desideri diventare. Quali sono le sfide che devi superare? Quali aspetti della tua personalità devi cambiare perché ti limitano? Fai una valutazione obiettiva di te stesso per prendere queste decisioni. Inoltre, per superare gli ostacoli, cerca delle persone fidate che possono darti un feedback sincero e che ti amino. Spesso ci identifichiamo con i feedback che riceviamo e li prendiamo come un attacco personale. Dobbiamo accettare che i feedback sono un'opportunità per crescere e migliorare. Potrebbe far male, ma è l'unico modo per progredire. Smetti di spaventarti con i tuoi pensieri negativi. A volte creiamo il nostro terrore interiore con i nostri pensieri, senza che nessuno ci stia facendo del male. Prenditi il tempo per elencare le tue paure e trasformarle in affermazioni positive. Ricorda che sei tu a controllare la situazione. Un singolo pensiero negativo non fa molta differenza, ma se continui a pensare negativamente, si accumuleranno e influenzeranno la tua vita. Puoi cambiare questa situazione spostando la tua attenzione su pensieri positivi e praticando la consapevolezza. Non importa quanto negativi siano i tuoi pensieri attuali, puoi cambiare direzione e creare pensieri positivi. Se questo messaggio ti ha ispirato e desideri ricevere ulteriori contenuti motivazionali e stimolanti, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale YouTube. Basta fare clic sul pulsante di iscrizione qui sotto e attivare la campanellina per essere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Oh, e non dimenticare di farci sapere nei commenti cosa ne pensi di questo argomento. È molto importante. Saremo felici di leggervi e discuterne con voi. Ci vediamo alla prossima!